È situata a Vinci. Vinci si trova nel Montalbano, che è la più piccola sottozona del Chianti. La fattoria è di proprietà della nostra famiglia da circa 70 anni e in origine era però, essendo situata al confine estremo del Barco Reale, un casino di caccia dei Medici. Da qui il nome Dianella, che deriva appunto da Diana, dea della caccia. Tra gli ospiti illustri di questa fattoria e in particolar modo della villa, Renato Fucini, poeta e scrittore toscano, che è sepolto assieme a tutta la sua famiglia all'interno della nostra cappella. Il vino deve essere espressione del proprio territorio. E a testimonianza di questo, tutti i nostri vini sono a base di vitigni autoctoni, in particolar modo di Sangiovese. Abbiamo anche volutamente utilizzato i nomi delle novelle di Renato Fucini. Dare un'idea, il matto delle giuncaie, le veglie di Neri, sereno in nuvole, dolci ricordi. E il nuovo nato all'aria aperta, che è un rosé che a me tanto piace e che tanto ho voluto fare, e in effetti diciamo abbiamo fatto in questo senso un esperimento proprio perché abbiamo vinificato in rosé il Sangiovese. All'interno della villa disponiamo di un piccolo bed and breakfast, che tale è e che è nato come un esperimento. In fondo la nostra casa era grande e con mio marito abbiamo deciso che forse poteva essere il caso di aprirla anche ad altri. Villa Dianella Fucini produce 7 vini, di cui 4 vini rossi che adesso vi illustrerò brevemente. Iniziamo con il Chianti 2011, un blend a base di Sangiovese con piccole aggiunte di colorino, un vino che fermenta in acciaio e non tocca il legno, e quindi è un vino molto fresco, molto facile da bere. Accanto al Chianti, il Chianti Riserva. Il Chianti Riserva che affina in botti di rovere di grandi dimensioni, circa 20 ettolitri, per circa 12 mesi e poi fa un lungo affinamento anche in bottiglia. Accanto troviamo le veglie di Neri, che è un blend di Sangiovese e Cabernet Sauvignon. Ultimo dei vini rossi, il Matto delle Giuncaie. Il Matto trae il suo nome da una novella di Renato Fucini. In questo caso siamo in presenza di un vino 100% Sangiovese che fa un affinamento di 12 mesi in piccole botti di rovere francese. Il rosato all'aria aperta è un rosato a base di Sangiovese che ha una caratteristica molto interessante sia nel colore sia nell'aspetto aromatico, un aspetto aromatico estremamente legato al vitigno da cui proviene. Accanto al rosato un semplice vino bianco, un vino bianco a base di Trebbiano e Malvasia, un vino fresco, fruttato, con una bella acidità. E a completare la gamma abbiamo il Passito. Il Dolci Ricordi è un passito a base sempre di Trebbiano e Malvasia che fa un breve affinamento in legno e fermentazione in caratello.